un momento di incontro tra i giovani sportivi latianesi e non solo per presentare Giovani Basket Insieme, un progetto mirato a creare sinergia tra le società. Abbiamo dato luogo a questa serata per presentare il progetto a cui abbiamo aderito quest'anno. Il progetto si chiama Giovani Basket Insieme e mette insieme appunto 6 società sportive dilettantistiche di Torre, San Pancrazio, San Vito, San Michele, Francavilla appunto e Latiano. Con questo progetto si è riuscito a unire le proprie forze e quindi far mettere a disposizione i ragazzi più pronti, facendoli partecipare ai campionati di eccellenza. Oltre a questo, naturalmente nel progetto c'è anche una compartecipazione degli allenatori, i quali hanno messo a confronto le loro esperienze e quindi c'è stata una collaborazione massima, insomma. Mettiamo insieme le nostre forze per riuscire a dare la possibilità ai nostri ragazzi di fare sport in maniera decorosa. Quando quest'anno siamo partiti con l'idea di mettere insieme un po' di società e creare qualcosa di interessante sul nostro territorio, abbiamo trovato qui a Latiano terreno fertile grazie al presidente, alla dottoressa Pizzi e a tutti i suoi collaboratori. L'idea è quella comunque di aggregare tutti questi ragazzi. Avere un centro principale che è quello di Francavilla Fontana, che per tradizione e per risultati negli ultimi anni sicuramente è ormai un punto di riferimento per il basket locale. Tutti i ragazzi si allenano per le proprie società e a partire dall'under 14 vengono selezionati i migliori dei 6 centri e portati per fare campionati d'eccellenza a Francavilla. Qui Latiano, che da anni sta lavorando bene, è un grande serbatoio, i ragazzi si sono inseriti benissimo nelle nostre leve, stanno dando delle belle soddisfazioni sia alle nostre squadre ma che ai tecnici che li hanno portati. L'idea è quella, in un momento in cui non è facile comunque creare delle sinergie tra società, ottenere risultati fuori dalla regione, abbiamo messo insieme queste 6 società sportive e creato uno staff tecnico unico, va bene, e con l'idea di creare maggiori opportunità per i nostri ragazzi. Lo sport come momento di aggregazione e socializzazione, che necessita di strutture adeguate. La situazione dello sport a Latiano, diciamo che in questi ultimi anni sta migliorando. Dobbiamo tenere presente una cosa ben fondamentale, che quest'anno siamo rimasti molto penalizzati per quanto riguarda le strutture sportive, ma con il nuovo progetto, il nuovo lavoro che stiamo facendo sul palazzetto dello sport, speriamo di dare a tutte queste società del nostro territorio una situazione migliore per i prossimi anni.